Ed ecco Agatha, lei è la regina di questo universo, fatto di luce, di luna e di stelle. Lei è una pecorella smarrita. Ha trovato in questa notte magica un suo fidanzato. Si chiama Universo. Lo ha baciato, lo ha accarezzato, lo ha coccolato perché lei è bellissima. Agatha con i suoi occhi ha conquistato tutte le stelle, una ad una, e tutti hanno cantato la canzone dei pastori maremmani. Guardate, lei mi dà la zampetta, allora cosa facciamo noi? La prendiamo la zampetta. Buongiorno, buongiorno Agatha, come stai? L'universo ti ha conquistato e ti ha portato in tutte le sue stelle meravigliose. E tu, zampettando qua e là, niente, non vuole. Zampettando qua e là. Adesso me la dà di nuovo la zampa, dice, cosa fai tu la zampa? Non me la devi tirare così, perché io non voglio. Io. Eh? No, dove? No, assolutamente, no. Ecco qua, la zampettina, c'è stata un attimo una distrazione, ma volevano già aprire. Ma c'è un altro cagnolino lì, guardate. Lei è arrivata, lei la chiamano la disturba stella. E con la musica e con. Guardate cosa fa quella lì. Bellissima. E poi c'è Agatha che mi mette qua la zampettina. Bella Agatha. Bellissima proprio. La zampettina, guardate, a forma di stella e unicorno. Guardate che unghie, perfette. Sono unghie proprio sagomate per volare nello spazio, interspazio galattico. E poi abbiamo gli occhietti dell'amore e della dolcezza. E poi questi baffetti, baffini belli. E poi abbiamo queste orecchiette che sono molto belle, guardate, sono praticamente le orecchiette che hanno uno strumento musicale delle stelle che serve per promuovere tutte le loro melodie all'unisono con un eco davvero primordiale. Con l'eco si chiama orecchioso agatoso. Guardate cosa fa, è anche una bandierina, è un segnalibro, può anche essere, diciamo così, uno spartivento, ma anche un piccolo ventaglietto di piume d'argento, anzi di pelo meraviglioso. Ma l'orecchia rimane lì e ascolta, dice, cosa succede? Agatha, ti faccio diventare matta, vero? Patatina bellissima, ciao amore mio, lei è il cane di mia mamma qui in questa casa, in questa super casa infinita che voi avete già visto in passato, quel parco del poeta infinito, ve lo ricordate quel parco meraviglioso con la grotta, con i pesciolini, con i girini, con la biscia e con tutte quelle cose belle. Agatina, un bacio, un abbraccio, una coccola a lei, speciale e unica. Ciao amore mio, ciao cucciola, ciao. Oh, ecco, mi allontano lentamente, con spazio e con tempo davvero suave, sinuoso. Eccola là. Agatha, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa vuoi dire all'universo? Che ti stai riposando? Bene. Ecco, fra universo, Agatha, figli pelosi, dolcezza, purezza e meraviglia, volate laggiù. Adesso in silenzio noi la riprendiamo, altrimenti mi si mette ad abbaiare. Ehi tu, lupetta smarrita. Ehi, ciao. Guardate, sembra quasi una volpe del deserto, anzi, una volpe di montagna, anzi, una volpe del vulcano. Guardatela, col musetto lungo, lungo, lungo. Un bacio, un abbraccio, una carezza da questi figli pelosi straordinari. Walter Infinito, Agatha e Blacky. Agatha fa yoga. Fai yoga, Yagata. Baci, baci.